Senti, sta piovendo, dove andiamo? Andiamo in Staulucci. Va bene. Ci proviamo. Ci proviamo. Comunque da domani farà bel tempo, quindi preparati, Ok. perché oggi è l'ultimo giorno in cui ti faccio stare in fanciolle. Ma che soffi, che te soffi! Allora, adesso siamo diretti nella parte alta del borgo di Ravascletto. Però diciamolo che in Carnia ci sono tanti orsi, ci sono i lupi, È uno appena passato uno scoiattolo scoiattolo stupendo, in mannaggia, diretta. ce lo siamo perso. Ma raccontaci qualche fiaba, qualcosa, qualche personaggio. Qualche personaggio dei boschi. I veri abitanti dei boschi carnici, oltre agli scoiattoli, gli orsi e i lupi, sono gli sbirbs, che sono dei folletti. Alti quanto? Dipende, perché ci sono varie versioni. Però generalmente quello che si sa è che tendono a essere un po' dispettosi questi sbirbs. Non sono cattivi, però ecco, se li incontri nel bosco, sai, quando per esempio vai a fare un picnic, no? E appoggi qualcosa da mangiare, poi magari vai a cogliere un fungo, ci sta che sparisca. Ho scelto un posto comodissimo per uscire dalle frasche e riemergo. Eccoci qua, in un posto stupendo. Cambio batteria effettuato, ci muoviamo verso il bosco. Questo ovviamente è tempo di funghi, ce ne sono veramente tanti nel bosco. Riprendo Cabrera che riprende il bosco. Qui incontriamo il primo ruscello che attraversa il bosco. Lo scavalchiamo, hop, e proseguiamo sul sentiero. Anche i sentieri sono larghi. È Tutto a misura d'uomo. tutto comodo. Che profumo di porcini. Ma tanto, eh. Tanto non li troveremo mai. Ci ricongiungiamo con la strada principale, che è quella che porta verso la panoramica delle vette, che è una passeggiata pazzesca sopra Ravascletto. Scendiamo? Scendiamo, saliamo. Magari un'altra volta. No, perché il tempo non è dei migliori, quindi non vorrei rischiare di trovare maltempo durante la salita, no? Se piove, vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe ti entra già. Senti, ma raccontaci un po' quando facevi le corse in salita. Era questa la strada. C'è tuttora, in realtà, è una competizione che si chiama Maina di Monte, che parte dalla Valcalda e arriva fino appunto alla Maina di Monte, che è una cappelletta in mezzo al bosco. E in realtà è faticosissima perché è tutto in salita e io la facevo da bambina, arrivavo da Firenze che è tutta in piano, per 3 giorni facevo dei tratti a corsa e poi arrivava la Maina di Monte convinta di essere allenata e poi siccome ero estremamente competitiva, io partivo a fiamma, giusto, si fa sempre così, no? Partivo a fiamma e arrivavo su con un polmone perforato, però mi piazzavo sempre dignitosamente. Anche perché ci dividevano per categorie in base all'età, nella mia categoria magari eravamo in due, quindi ogni tanto arrivavo anche prima. Noi le potremmo chiamare lamponi, in realtà sono
more. Sì, se le assaggi ti accorgi che non sono lamponi maturi. Comunque qui ci sta la mora e la bionda. Sono un po' affaticato. No, Sono degli alianti che volano. perché quando ti colpiscono, cioè su una spalla è un conto, ma quando ti colpiscono dentro l'orecchio, cioè senti il Dolby Surround 5.1, va bene, insomma ci dobbiamo un po' abituare, siamo uomini e donne di città. Ok, Parla per te, io sono una donna di siamo montagna, donne di nel città. cuore. Fungo o Quello tartaruga? no, quello è un fungo, guarda. Ah, guarda te che E porcino! vabbè, qui tocca. Uno, due, tre. Allora, ragazzi, non so cosa dire. Purtroppo questo è andato, nel senso che non l'ha raccolto nessuno. Lo lasciamo qua perché lascia le spore. E noi però...